Ben trovati a questo appuntamento con speciale elezioni amministrative. Parleremo delle comunali del 28 e 29 maggio prossimo in Sicilia, 129 comuni al voto, di cui 15 al di sopra dei 15.000 abitanti, ma noi ci occupiamo di Ragusa, che è uno dei quattro comuni capoluogo al voto. Le altre sono in Sicilia, Catania, che è anche la più grande d'Italia in cui si voti. La tornata tutto sommato si integra con quella di 14 giorni prima nelle regioni a statuto ordinario, il 14 e 15 maggio, poi Siracusa e Trapani. Quindi Ragusa, apriamo questo ciclo di incontri a due voci in ogni incontro tra i quattro candidati, ciascuno dei quali quindi affronterà gli altri tre, o meglio incontrerà e converserà con gli altri tre o risponderà alle domande insieme agli altri tre nell'ambito di alcune date appunto che ci siamo dati. E oggi abbiamo con noi Giovanni Cultreda, che ringrazio e saluto, e Peppe Cassì, che oltre che candidato, come ben noto, è anche il sindaco uscente, ma comunque candidato anch'egli, perché appunto è così. Allora, noi velocemente, con domande tendenzialmente uguali per entrambi gli ospiti, tranne quando non ci siano oggettive diversificazioni di situazioni proprio per la diversa condizione anche dei ruoli, no? Il sindaco uscente è uno solo, ovviamente non possono essere entrambi, quindi anche i temi in qualche modo ne risentono. Cominciamo con Giovanni Cultreda. Perché questa candidatura? Questa candidatura nasce dall'esigenza del centrodestra di trovare una figura unitaria che potesse rappresentarlo in questa importantissima competizione elettorale proprio per le amministrative a Ragusa. Avevamo tre candidati di aree diverse, iniziando dal 5 Stelle Firrincieli, che ha una sua identità con i partiti di estrema sinistra, un candidato area PD, Riccardo Schininà, appoggiato da una serie di liste comunque facenti capo al PD e alla lista di Ciccio Barone, il candidato uscente Cassì, area civismo, una serie di esponenti comunque a parere mio di area sinistra. Il centrodestra aveva necessità di individuare un candidato, voleva partecipare a queste elezioni con una candidatura forte, autorevole, che rappresentasse tutti i vari partiti, iniziando da Fratelli d'Italia, Forza Italia, la Lega, la lista Insieme, che da sempre ha gravitato nell'area di centrodestra con grande coerenza, da 15 anni esprime un suo consigliere, e sono stato molto contento ed onorato che questi partiti abbiano individuato in me l'uomo di sintesi che potesse rappresentare le loro istanze. Bene, grazie. Cassì. Io sono il sindaco uscente, quindi ritengo che fosse doveroso provare a ottenere la riconferma per completare un iter, un percorso che è iniziato 5 anni fa. È stata un'esperienza amministrativa, a mio giudizio, molto costruttiva, per me molto formativa. Penso che si è raggiunta una sintesi importante anche tra personalità politiche presenti in città, anche appartenenti a mondi politici diversi, a estrazioni politiche diverse, sulla scia di quella diciamo trasversalità che è stata la cifra della mia esperienza amministrativa, e quindi sulla scia appunto di quello che è stato fatto in questi 5 anni ho ritenuto opportuno propormi nuovamente per un altro mandato, per portare a termine il lavoro che è stato iniziato, per avere anche una conferma da parte dei cittadini sulla bontà o no del lavoro che è stato fatto. È chiaro che quando un sindaco uscente si ricandida in città c'è una sorta di referendum sull'operato del sindaco. Diciamo che quando un sindaco opera in una città, quello che fa si vede, così come si vede quello che eventualmente non fa. E quindi certamente è un'occasione per mettermi alla prova, per capire se la città ha apprezzato o no quello che è stato fatto. Bene, seconda domanda, questa volta cominciamo da Cassì. E allora, si è già parlato ecco del perché della candidatura, e questo ha dato ad entrambi i nostri ospiti l'opportunità anche di parlare del profilo politico o civico o entrambi della propria candidatura. Adesso, prima di entrare nel merito dei temi programmatici, che è anche una delle cose più importanti sicuramente attese dai nostri telespettatori, breve domanda per entrambi, che è questa. Questa è la settima volta in cui la città di Ragusa, come ovviamente nelle altre città, visto che è da 30 anni che c'è l'elezione diretta, si elegge un sindaco direttamente. Ragusa ha avuto un tasso molto alto di avvicendamento, no? Solo un sindaco è stato eletto una seconda volta dopo la prima, ma poi comunque si dimise ed è Di Pasquale, e tutti gli altri hanno fatto un solo mandato, alcuni non si sono neanche ricandidati. Non promette bene questa cosa. No, ma voleva essere solo uno spunto di analisi politica per riconnettere
connettersi col filo anche storico e di memoria della città, no? Al di là un po' ovviamente della battuta che comunque i nostri telespettatori apprezzano, ecco, visto che in qualche modo insomma Cassì parlava di se stesso. Allora la domanda è questa: rispetto a queste sei occasioni precedenti, le ultime due hanno segnato, nel caso di Cassì, la elezione di un civico di destra allora sembrò che la città percepisse, oggi non sappiamo se sia un civico di destra o meno, magari lo dirà lui, quello precedente era un sindaco del Movimento 5 Stelle, mentre i primi quattro, come dire, due volte di centrosinistra e due volte di centrodestra, Chessari Solarino centrosinistra e Arezzo Di Pasquale, che poi fu rieletto ma fece solo un anno, di centrodestra, perché allora era centrodestra. Tutta questa lettura storica oggi non ha più senso? Voi come vi ponete rispetto agli elettori anche nella loro capacità e nella loro voglia complessiva di leggere l'affidabilità, la credibilità, la qualità della soluzione elettorale che alla fine dovranno scegliere? Sì. Sì, tutta la prima parte della domanda, è fatto riferimento tante volte a centrodestra, centrosinistra, destra, sinistra, 5 Stelle, Movimento, eccetera. Io credo che la gente nelle elezioni amministrative sia veramente poco interessata da, da questi aspetti. La gente valuta le cose pratiche, le cose da fare, le cose che servono, cerca di capire quale può essere la proposta politica che riesca meglio a intercettare le esigenze che ha, le proprie aspettative. E così è stato 5 anni fa, così spero che sia anche quest'anno. Io credo veramente che ci sia una larga percentuale di cittadini, di italiani, e riferendomi alle elezioni amministrative di cittadini di qualunque città, che si è veramente stancata di assistere a dibattiti, a discussioni tra esponenti, leader di centrodestra e centrosinistra che non fanno che altro che battibeccarsi, che diciamo contestarsi, contestare le reciproche visioni politiche sulla base di slogan, di idee, di principi che probabilmente, a mio giudizio, questo è chiaramente una mia valutazione, da spettatore, quando ero prima di fare politica era questa la mia impressione, mi sono stancato, la gente vuole sapere quali sono le ricette per cercare di risolvere i problemi della città, qual è la visione di città, quali sono le cose utili da fare, le cose poco utili da non fare. Questo è quello che interessa alla gente e credo che anche la fortissima astensione delle ultime tornate elettorali sia sintomatico del fatto che veramente la gente è stufa, non vuole sentire di ideologie e di schieramenti partitici. Bene, grazie. Cultrera. Io ritengo che sicuramente per quanto riguarda le amministrative l'aspetto personale abbia una forte importanza. Questo non vuol dire però che i partiti, le ideologie, le idee che si portano al governo anche di una città non siano importanti. E lo dico questo per due ordini di motivi. Innanzitutto non vi è dubbio che una continuità politico amministrativa non può che essere di giovamento per la comunità che viviamo. Esempio pratico, laddove un sindaco di una città abbia necessità di un confronto, di un aiuto, di una vicinanza, del sostegno del governo regionale e nazionale in questo caso, non vi è dubbio che un canale privilegiato, in qualche modo preferenziale, lo si abbia quando si appartiene alla stessa area politica, quindi viene più facile avere, non dico un interessamento, perché là i politici devono fare l'interesse e il bene della collettività prescindendo dal colore politico, ma è indubbio che il rapporto che inevitabilmente si crea con i propri amici di partito o amici di coalizione dia all'attività amministrativa una marcia in più, una possibilità in più, se non altro in termini di accelerazione, di velocità e quant'altro. Poi io credo che anche le scelte legate a una visione diversa per quanto riguarda la soluzione di determinati problemi abbiano un riflesso proprio partendo dall'appartenenza e dalla provenienza politica, perché determinate scelte, e Ragusa da questo punto di vista ne ha viste tante, ne ha subite tante, possono far propendere la città in una direzione piuttosto che in un'altra. Bene, due risposte completamente diverse. Altra domanda a Cultrera: come sta oggi la città di Ragusa?
Allora, se devo essere sincero, io vedo una città decadente. Racconto sempre a mio figlio ha 12 anni, che quando avevo la sua età, Ragusa era una città viva, meravigliosa, in crescita, ricca, diversa dalle altre, a cosa che poi ha mantenuto, a mio parere, anche nei miei anni all'università. Io ho studiato a Roma e quando mi chiedevano da dove vieni, vengo dalla Sicilia. Però, c'era un però, cioè era una Sicilia diversa dalla mia. La mia era una Sicilia di questa città dove il tasso di disoccupazione era pari a quello dell'Emilia-Romagna, il tasso di ricchezza pro capite era pari a quello del Triveneto, dei tempi d'oro, degli anni 80, degli anni 90. Oggi tutto questo purtroppo a Ragusa non lo vedo. Non dico che la colpa sia del sindaco Cassì, però la Ragusa che viviamo oggi sicuramente non è quella Ragusa bella, dinamica, allegra, viva, ricca, effervescente che ho vissuto io nella mia adolescenza. Il motivo per cui mi sono reso disponibile a scendere in campo è perché vorrei che Ragusa ritornasse quella che era, quella città illuminata dove c'era solo bellezza, benessere, ricchezza e prosperità per tutti. Cassì. Non so, forse viviamo in due città diverse, io e Giovanni Cultrera, perché non ho la stessa sensazione. Probabilmente i ricordi di Giovanni sono legati appunto alla sua gioventù, al momento della sua vita in cui eravamo tutti più giovani, avevamo un altro, diciamo, impatto, avevamo un'altra considerazione anche del luogo dove vivevamo. Ma io volevo semplicemente evidenziare come quello che è stato detto prima da Giovanni, con tutto il rispetto sul discorso della vicinanza politica, credo che sia stato smentito proprio dalla mia esperienza amministrativa degli scorsi 5 anni. Io ho avuto un'esperienza amministrativa durante la quale mi sono interfacciato senza nessun problema con rappresentanti politici a livello regionale, a livello nazionale, di qualunque parte politica fossero, senza nessun problema, ottenendo sempre considerazione, ascolto rispetto a tutte le richieste che sono state sollevate. Quindi non credo tra l'altro che questo argomento possa essere conducente nel senso di esercitare anche ovviamente una legittima pressione sull'elettore, cioè, guarda che noi siamo vicini al governo regionale o a quello nazionale, quindi se voti per noi abbiamo un canale preferenziale per arrivare a ottenere. Non credo che sia da porre in questi termini, sono convinto, sono certo, ne ho testimonianza diretta che i nostri deputati, sia regionali che nazionali, sono al servizio della comunità ragusana a qualunque sindaco dovesse essere eletto, e questo ne ho prova perché io sono in splendidi rapporti con tutti loro, posso dire, da qualunque parte politica provengano. Quindi detto questo, sull'aspetto della città decadente, allora io credo che Ragusa abbia una reputazione adesso, come l'aveva anche prima, straordinaria presso i colleghi sindaci, presso tutte le istituzioni regionali e nazionali. Ragusa è un modello di città, lo è stato, lo è ancora, secondo me ha rafforzato questa prerogativa. Ragusa è un esempio sotto tanti punti di vista, ma ne ho testimonianza da tutte le persone che vengono per qualunque motivo ad avere dei contatti con la città di Ragusa. Penso che sia così anche adesso. Bene, allora due temi diversi in questo ultimo intervento da parte di Cassì. Io resterei su uno di loro anche per approfondirlo e integrarlo meglio, però più brevemente. Allora, Cassì nel suo mandato da sindaco ha incrociato 3 diversi governi nazionali, il governo Conte 1, il governo Conte 2, il governo Draghi, e questo ha in pratica occupato l'intero quinquennio. Ora, il secondo quinquennio per Cassì, se sarà rieletto oppure per il sindaco che verrà, ovviamente si incrocia con un governo, non sappiamo quanto durerà, ma c'è una maggioranza parlamentare molto alta e quindi probabilmente, chissà, può anche durare l'intero quinquennio, ed è il governo Meloni con una maggioranza di centrodestra. Brevemente, qualche esempio, una testimonianza che possa rendere meglio comprensibile ai telespettatori questa esperienza positiva con qualunque governo, da confrontare poi invece con quello che sostiene Cultrera, che riascolteremo su questo anche dopo. L'esperienza più diretta è quella che abbiamo avuto sulla infrastruttura più importante della nostra città, che è la strada Ragusa-Catania, il raddoppio della carreggiata. Io in quegli anni, in quei mesi, mi sono interfacciato con grande profitto sia con il Presidente della Regione e con l'assessore alle infrastrutture Marco Falcone, quindi parlo di Nello Musumeci e Marco Falcone, che ricordo non hanno chiesto di votare per me 5 anni fa, ma non ho avuto nessun problema di rapporti con loro. E mi sono interfacciato alla stessa maniera, con la stessa, diciamo, con lo stesso profitto, con i stessi risultati, con il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture, cioè Giancarlo Cancelleri,
E devo dire, l'attività che abbiamo svolto qui sul territorio, noi come amministratori, ma anche il comitato della Ragusa Catania, cioè quello di mettere insieme queste figure, cioè le figure che veramente potevano sbloccare la situazione, è stato decisivo per arrivare a quello in cui siamo arrivati adesso, con l'apertura dei cantieri. Perché è successo questo, è successo che rappresentanti politici che non avevano niente in comune, anzi posso dire per testimonianza diretta che Musumeci e Cancelleri si detestano, siamo riusciti a farli sedere intorno al tavolo e a fare le promesse che poi sono state propedeutiche ai finanziamenti necessari per l'opera pubblica. Bene, allora Cutrera, se diventerà sindaco su questo tema, anche con qualche esempio rispetto alle proprie idee, cioè come ritiene che invece si metta in valore una sintonia con maggioranze omologhe sia alla regione che nel governo centrale? La premessa che ho fatto è stato che comunque la serietà del politico prescinde dal trasferire le proprie influenze sul territorio, o meglio negare al territorio di appartenenza determinate opportunità, e su questo i nostri politici, devo dire, sono tutte persone molto equilibrate, si spendono tutte per il territorio e quindi nulla questo. Quello che volevo dire io era una maggiore velocità e facilità di comunicazione laddove, porto un esempio banale, abbiamo avuto il sottosegretario alla giustizia a Ragusa, si è parlato nella conferenza stampa che lo stesso ha tenuto di Palazzo Tumino per esempio, poi c'è stato un incontro col sindaco, il sindaco ha tenuto a precisare che non era possibile, non sarebbe stato possibile inserire la richiesta di fondi nella richiesta del PNRR e quant'altro. Il sottosegretario con molta franchezza e con molta onestà intellettuale ci ha detto: sì, è vero, fondi per l'acquisto in quanto tale no, però sarebbe bastato un interessamento nei miei confronti, nei nostri confronti, e vi avremmo detto che comunque ci sarebbe stata la possibilità di acquisire lo stesso Palazzo Tumino, magari a carico del Ministero, con un affidamento poi eventualmente al Comune, con costi di gestione a carico di questo piuttosto che dell'altro. Io credo che la vicinanza ai livelli politici superiori si concretizzi in questo, che magari la velocità delle notizie o l'opportunità di un confronto e di un dialogo proprio legato ai rapporti amicali favorisca e faciliti il benessere della collettività che poi ci si trova ad amministrare. Allora, un esempio rispetto alla sindacatura Cassì di qualcosa che più delle altre Cutrera non condivida, non approvi, non abbia approvato, non approverebbe, rispetto alla quale metterebbe in campo tutta la propria discontinuità se venisse eletto sindaco. Io non voglio criticare l'operato di Peppe, direi tutto, ma non mi permetto, non è quello. Io vedo, porto un esempio per tutti, una cosa che sta a cuore a tutti i ragusani, il centro storico. Per dirne una, potrei parlare del turismo, ma parliamo del centro storico. Ho letto che il Peppe, il sindaco Cassì, dirà: faremo qualcosa per il centro storico. Ecco, io vedo per esempio che in 5 anni la condizione di via Roma del centro storico non è rimasta immutata, anzi è sensibilmente peggiorata. Cioè quegli interventi che erano stati promessi, io mi chiedo perché in 5 anni, che è un tempo più che lungo per programmare e attuare tanti interventi, non è stato fatto nulla. La via Roma com'era nel 2018 e nel 2023, via Roma per dire il quartiere centrale, l'altra sera ho seguito la via Crucis e è un momento bellissimo anche per inquadrare e vivere nel silenzio del momento, con la calma, con la lentezza del girare a piedi per tante vie del centro. Guardavo quante cose belle ci sono e quanto degradate, decadenti, decadute le stesse sono. C'erano alberi che venivano fuori da alcuni balconi, non piantine, segno di incuria, di trascuratezza. La via Roma com'era è deserta, abbandonata, povera, spoglia, non vissuta, se non purtroppo
tante volte teatro anche di episodi poco gradevoli, di microcriminalità, delinquenza. Pochi giorni fa la polizia è dovuta intervenire col taser. Tensione poteva succedere in qualunque altra parte, ma vedi caso succede più spesso là. Allora mi chiedo perché in 5 anni non è stato fatto nulla. Bene, allora nel merito ovviamente c'è già la domanda rispetto all'analisi fatta da Cutrera, che poi dobbiamo completare proprio nello spirito della stessa impostazione tematica per entrambi i candidati con questo elemento. Dalle forze politiche che sostengono Cutrera, no? Anche se in consiglio credo che ci sia un solo consigliere uscente di una lista civica, perché poi i partiti non sono stati rappresentati, ma comunque dalle forze politiche complessivamente per l'intervento nella città sul territorio, Cassì cosa obietta rispetto magari a ciò che si sarebbe aspettato in una interazione di dialettica tra maggioranza e minoranza che invece a suo avviso non c'è stata? Però partiamo dal centro storico. Cioè, parliamo del centro storico un attimo, perché c'è stata un'analisi molto dettagliata che ovviamente non condivido. Allora, la via Roma, diciamo tutto il quartiere del centro storico della città, chiaramente c'è una situazione di degrado, ma cosa può fare un'amministrazione che arriva e trova una situazione che per scelte urbanistiche possiamo dire poco avvedute, per scelte commerciali altrettanto poco avvedute degli anni precedenti, hanno comportato una, diciamo, una migrazione di residenti ma anche di commercianti in altri luoghi distanti dalla via Roma, perché sappiamo tutti, no, che sono state le scelte urbanistiche per cui è stato consentito di edificare in aree agricole senza tener conto del fabbisogno abitativo reale della città. Conclusione è che noi abbiamo abitazioni per oltre 100.000 persone, ma noi siamo sempre 70.000. La conseguenza è che tanti ragusani hanno scelto di andare a vivere in case più comode in periferia, hanno magari acceso un mutuo che stanno pagando e facciamo fatica adesso a convincere questa gente a tornare a vivere in via Roma. C'è un problema di residenzialità molto accentuato. Non è che si risolve il problema di residenzialità in pochi anni o facendo chissà quale magia o alchimia. Allora, il percorso che abbiamo cercato di seguire qual è stato? Intanto quello di recuperare siti di interesse storico della nostra città, siti che appartengono alla nostra tradizione, e mi riferisco al teatro chiuso da decenni, mi riferisco all'ex biblioteca comunale chiusa da decenni, mi riferisco alla ex università di giurisprudenza chiusa da almeno 15 anni, cioè luoghi di interesse dove può svolgere un'attività culturale e un'attività aggregativa, che sono stati recuperati, sono oggetto di lavori, in alcuni casi già completati. Ma posso riferirmi anche diciamo, all'area dell'ex convento del Carmine, anche questa area chiusa, abbandonata, recuperata, adesso è una scuola, è casa delle associazioni. Mi riferisco alla Vallata Santa Domenica, dove sono stati recuperati gli orti urbani, l'area dell'ex sito, adesso BAM, dove c'è un'attività commerciale riaperta. Mi riferisco comunque a delle misure che sono state adottate per favorire l'avvio di attività in centro storico. Attività anche commerciali, anche attraverso l'erogazione di contributi specifici. Ora, è chiaro che c'è un'inversione di tendenza che scusate, purtroppo la tecnologia. Tecnologia, no, non l'ho staccato da qui, non da lì. Allora, c'è un'inversione di tendenza che noi stiamo cercando di portare avanti, ma questa inversione di tendenza vedrà le proprie conseguenze in anni, ci vogliono decenni, ci sono voluti decenni perché accadesse quello successo, ma non si può pensare che in pochi anni si possa tornare a una situazione che c'era prima. Solo con una frase flash il suo giudizio sull'operato di chi a vario titolo, anche fuori dal comune, insomma, rappresenta la coalizione in questi 5 anni nella interazione politica con l'amministrazione. Il mio giudizio sull'operato di chi rappresenta la coalizione di Giovanni Cutrera, sì. Ma guarda, io so che Ragusa è presente da anni, il Fratelli d'Italia, io come è noto ho accettato il supporto di Fratelli d'Italia 5 anni fa, conosco molto bene alcuni rappresentanti, c'è anche un rapporto di amicizia, è stato anche questo un motivo che mi ha spinto 5 anni fa ad accettare l'appoggio. Diciamo che non ho sentito parlare quasi di nulla degli altri partiti, la Lega a Ragusa non so
se c'è, se esiste, da chi è rappresentata, lo stesso cosa dicasi per Forza Italia. C'è il Movimento Insieme che è stato presente in Consiglio Comunale, abbiamo avuto un'interazione anche a tratti costruttiva col consigliere Mirabella, c'è stato un rapporto buono, conflittuale come giusto che sia. Diciamo che il centrodestra, finisco, che si aggrega per una solo per il motivo di trovare una coalizione e un candidato alla carica di sindaco, mentre durante tutto il periodo c'è un precedente, non è quasi esistito, è qualcosa che lascia un po' da pensare. Allora, se ritiene ovviamente una replica nel merito, ma il tema nuovo sì. Che introduco è questo, ma possiamo fare l'uno e l'altro nell'ambito ovviamente di un minuto e mezzo, non di più, per ciascuna singola risposta. Qual è la prima cosa che Cutrera farebbe se venisse eletto sindaco? Poi la decliniamo diversamente anche per Cassì. Prima vorrei rispondere perché Peppe, il sindaco Cassì, ha detto un paio di cose che non condivido assolutamente. Innanzitutto, un centrodestra che si riunisce solo per trovare un'alternativa a Cassì, si riunisce per trovare un'alternativa e l'alternativa c'è, come recita il mio slogan elettorale, però voglio dire è un centrodestra che da Roma a Palermo è unito, è chiaro che nel periodo post elettorale sono successe tante cose, Fratelli d'Italia dal 3 è passato al 30%, Forza Italia dal 20 è passato al 12, forse anche qualcosa in meno, gli esponenti politici di punta di questi partiti sono cambiati, oggi vediamo Giovanni Mauro, esponente storico del centrodestra ragusano, di Forza Italia ragusano, che ha il figlio candidato a sostegno del candidato del PD, quindi voglio dire tante cose sono cambiate, ma il centrodestra ha una sua identità ben precisa e questa non la rinnega né la rinnegherà mai. Riguardo a quello che diceva il sindaco sulla difficoltà o sull'impossibilità di fare, non è vero, perdonami Peppe, non è così, perché se noi guardiamo, tu hai citato il teatro, se andiamo a guardare il cantiere, tra parentesi, mi chiedo perché è chiuso da mesi, ci è messo fine lavori agosto 2022, siamo ad aprile 2023 e questi ritardi fanno male alla città. Non è che sono l'impresa, carità, io. Però ci sono problemi tecnici. Colui che deve vigilare, controllare, sollecitare e laddove è necessario anche revocare l'appalto. 40 anni che sì, però una volta iniziato il progetto, 40 anni o 80 anni che è chiuso, non cambia niente. Ci vuole anche un po' di determinazione nelle scelte che bisogna fare e assumersi anche, voglio dire, a volte il coraggio di determinate scelte. La gente la si può riportare in centro. Non è vero, è vero che magari un momento storico ha visto la trasmigrazione di 20.000 persone dal centro alle periferie, però oggi se noi offriamo a queste persone l'opportunità di demolire, di ricostruire il centro con criteri, agevoliamoli, diamogli delle esenzioni dai tributi locali per 10 anni, anziché dire io sto a Ragusa, apro a Ragusa, cos'è 8.000 una tanto, io ti garantisco a te commerciante per X anni una percentuale sul canone di affitto, non ti faccio pagare le imposte. Ma in ogni caso questo, perdonami, qua è un'altra cosa, mi è giunta notizia, che ho verificato chiaramente, che la giunta non più tardi del mese di marzo, quindi un mese fa, ha approvato un accordo, una transazione per la costruzione di un nuovo centro commerciale all'interno del perimetro urbano. Allora io dico che se c'è un male endemico del commercio ragusano si chiama le masserie. Allora ne parliamo dopo di questo con una sua replica, intanto completiamo con qual è la prima cosa che Cutrera farebbe? La prima cosa che Cutrera farebbe è programmare una stagione culturale estiva che veda la presenza di tanti turisti di cui Ragusa ha bisogno e della quale soffre, che se ne dica o qualcuno voglia postando fotografie della cerimonia del Venerdì Santo, Ragusa è una città cattolica, tutta Ragusa o a Ragusa Iblo o a Ragusa Superiore ha partecipato alla Via Crucis, quindi poi non ho voluto replicare con una fotografia dall'alto dove si vedeva la pochezza della gente, ma quello non è turismo, quello è devozione, sono i fedeli che partecipano alla processione, alla funzione del Venerdì Santo. Fare un evento da 10.000 persone una sera a Marina, perdonatemi, non è turismo, è disastro, è disagio, magari ci vuole pure. Fanne 10 da 1.000 in 10 serate, farai felici i commercianti, gli esercenti, gli albergatori.
magari con un turismo anche un po' più di qualità che un mega concertone, piuttosto che il DJ set il 31 sera a Piazza San Giovanni. Ha fatto felici un po' di commercianti di Via Coffa, ma là si finisce, non ha portato nulla al turismo a Ragusa. Bene, allora Cassì, in parte una replica, in parte poi la domanda uguale che ripropongo, ovviamente per quella che sarebbe la seconda sindacatura Cassì, cioè su cosa si innesterebbe, cioè su quale idea, cioè principale, idea guida, rispetto a quello che la città ha già visto del primo mandato. No, non ho capito qual è il riferimento all'attività commerciale, se poi il candidato Cutrera. C'è ma il centro commerciale Tecnè, il centro commerciale Tecnè, il centro commerciale Tecnè, l'area del parco urbano. Un milione di euro, siamo stati condannati a pagare. Siccome nel caso specifico Cutrera, oltre che esprimere ovviamente liberamente qualunque giudizio, ha dato una notizia, intanto accertiamoci che chi ci segua capisca, no? La notizia. Andiamo intanto ai termini del fatto. La notizia che Tecnè, i proprietari di terreno privato, perché quel terreno non è del comune, è un terreno privato, avevano ottenuto e hanno chiesto delle autorizzazioni per realizzare attività commerciali una quindicina di anni fa, quindi non è una cosa che risale ovviamente alla nostra amministrazione. Rispetto a quelle richieste c'è stato un tentativo da parte della precedente amministrazione di bloccare questa, diciamo, questa iniziativa con una variante al PRG. Il problema è che noi quella variante al PRG che è stata ovviamente quella iniziativa, diciamo, del governo 5 Stelle, l'amministrazione 5 Stelle che ha provato a bloccare, è stato oggetto di un ricorso al Tribunale Amministrativo, e il fatto è che durante questa amministrazione il Tribunale Amministrativo si è espresso accogliendo il ricorso della Tecnè. Quindi siamo di fronte ad un provvedimento di un'autorità giudiziaria, e Giovanni Cutrera sa a cosa mi riferisco essendo un operatore del diritto come lo sono io. Quindi dire adesso che l'amministrazione sta facendo una cosa del genere è dire una cosa totalmente falsa e in maniera strumentale per cercare di addossare, a questa amministrazione la responsabilità di qualcosa che è successo 15 anni fa. Sì, noi abbiamo cercato di raggiungere una transazione con la Tecnè per limitare i danni di quello che è stato fatto prima. Direttore, chiaro, una cosa, non voglio cambiare argomento, un attimo, perché sempre che ci segua capisca meglio, perché potrebbero essere notizie ancora non note. Chiedo questo chiarimento ad entrambi se possibile. Allora, ciò che oggi ha fatto il Comune è una propria posizione liberamente assunta o è semplicemente l'esecuzione dovuta senza alcun margine di discrezionalità dell'autorità giudiziaria? Il Tribunale Amministrativo ha imposto all'amministrazione comunale di rideterminarsi tenendo conto delle valutazioni che sono emerse durante quel procedimento, che sono a favore del privato che, è giusto che si sappia, aveva già ceduto al Comune di Ragusa delle aree, così come previsto per i piani a costruire, ceduto delle aree che sono state già trasformate, perché il centro Feliciano Rossitto o la strada dove adesso è la strada via Melilli, sono strade, erano terreni di privati che sono stati ceduti e trasformati. Ceduti al Comune e trasformati, quindi c'era chiaramente un obbligo del Comune di rimborsare qualcosa o comunque di consentire qualcosa. Alla luce di questa sentenza si è aperta una trattativa ovviamente con il privato e si è cercato di limitare il più possibile l'impatto che può avere questa nuova iniziativa che sorgerà, per cercare di preservare il parco urbano. Attribuire a questa amministrazione una qualunque responsabilità in questo tema è veramente fuorviante ed è leggermente scorretto. Torneremo alla seconda parte con la domanda che cosa farà Cassì, però 30 secondi di replica per capire, Cutrera è soddisfatto di questa risposta? Assolutamente no, 30 secondi in breve e poi torniamo a Cassì. Corretto, perché come ha detto tu, sono responsabilità mia dell'amministrazione. Evitiamo interruzioni. Al pari tuo, e allora io ti riporto un passaggio della tua determina di giunta che ho qui, che con la summenzionata sentenza TAR numero Omissis, il collegio non si è pronunciato sulla fondatezza e sulla congruità del piano di lottizzazione, attesa l'evidente complessità della valutazione, e pertanto l'effetto conformativo che consegue al predetto annullamento consiste nell'obbligo dell'amministrazione locale di rideterminarsi conformemente alle linee direttrici. Conformemente alle linee direttrici che sono citate in sentenza. Ma cosa dobbiamo fare? Non dice nulla sull'obbligo dell'amministrazione, Giovanni, non sai di cosa stai parlando. Perché non hai letto la sentenza, hai letto un estratto di una sentenza. E non è corretto leggere un estratto di una sentenza di 10 pagine dove c'è spiegato perché non avremmo dovuto fare determinate cose.
cose. Scusa, non scendiamo in questo campo perché non è corretto. Beh, allora, io propongo corretto. Una cosa. Stiamo cercando di porre rimedio a un guasto, a qualcosa che è successo 15 anni fa e mi viene rinfacciato che io sto autorizzando nuovi centri commerciali. Noi siamo riusciti attraverso. Ma non è così, perché dovremmo fare un nuovo centro commerciale? Ma me lo spiego. Ma l'alternativa, quale può essere? Ma allora diciamo le cose correttamente. Ma quanti 3 milioni? Bloccare. No, ma quali 3 milioni di euro? Ma tu sai, c'è un ricorso. C'è un ricorso, non pagheremo niente. C'è un ricorso. 997 c'è un ricorso di decine di milioni di euro. Ma grazie un attimo. Fermiamoci qui un attimo. Allora, il tema ovviamente merita di essere approfondito più di quanto non si possa fare come una tra 20 domande nell'ambito di questo spazio. Quindi io conto di farlo e lo faremo. Però mi pare che perché ciascuno possa avere liberamente un'idea, insomma, possono bastare queste battute. Allora, brevemente torniamo e siamo quasi in conclusione. Cassì, qual è la prima cosa che farà se rieletto? La prima cosa che farò se rieletto, ma intanto faremo un programma di sviluppo di tutte le decine di lavori pubblici che ci sono in itinere, che sono iniziati, che sono in corso d'opera, sulla scia di un'idea di continuità amministrativa di cui credo che la città abbia veramente, veramente bisogno. Io credo che un programma, che una delle cose che mi viene in mente come una priorità che cui stiamo lavorando in termini progettuali in questo momento, è quello di prevedere, così come abbiamo previsto in questi 5 anni, un intervento massiccio sulla risistemazione di tutte le strade, molte strade cittadine, investendo milioni di euro in questo, e credo che sia visibile il risultato. Credo che sia il momento adesso di fare un ragionamento serio sulla sicurezza del pedone, sulla necessità di garantire ai pedoni la possibilità di avere spazi, marciapiedi, attraversamenti pedonali, cioè tutto quello che serve per favorire, incentivare la possibilità di girare a piedi in città, anche per favorire questo mezzo che è il più comodo, il più naturale e il più salutare, e quindi pedone e biciclette, ciclisti, mobilità agile, mobilità dolce, questo è l'obiettivo tra quelli principali che ci porremo per i prossimi anni. Bene, allora Cutrera, rispetto alle idee e alla propria visione di città e alla stessa idea programmatica nel momento in cui ha accettato la candidatura, in queste settimane che sono passate, quindi, c'è stato un ascolto con i cittadini che le ha dato altre idee, le ha fatto cambiare idea su qualcosa, le ha fornito spunti nuovi, le ha dato l'idea di quali siano le domande prevalenti nella città, soprattutto tra coloro che non hanno già deciso subito con chi schierarsi e chi sostenere? Ho appena accettato l'incarico di rappresentare la coalizione. Dal primo momento, dalla prima riunione, ho chiesto ai partiti che mi sostengono, ai miei alleati, di fare una cosa, di non stilare un programma elettorale, perché il programma elettorale lo devono stilare i cittadini. Dal primo giorno in cui sono ufficialmente candidato alla carica di sindaco di Ragusa, ho ininterrottamente girato per ascoltare direttamente i cittadini, i residenti nei quartieri, i rappresentanti delle categorie. È emerso che ci sono tante necessità che da troppo tempo non sono ascoltate. E al di là dell'asfaltare le strade, che perdonami Peppe, penso sia la prima cosa, asfaltare le strade e cambiare le lampadine per la pubblica illuminazione sono la prima cosa, ma è l'ordinarissima amministrazione. La gente ha bisogno e chiede e si aspetta dalla politica interventi importanti che modifichino strutturalmente in maniera radicale quello che è l'attuale assetto della città, iniziando dal quartiere di Ibla, continuando su Marina di Ragusa, che è una città, è un quartiere, una frazione, è una città a tutti gli effetti che vive 3 mesi l'anno, ma che 9 mesi l'anno dorme un letargo profondo, al pari delle contrade, al pari delle periferie tante volte degradate. Ma sai, direttore, la cosa che mi colpisce è che i cittadini sono ben lieti di ascoltare, ci hanno dato un sacco di idee, un sacco di spunti. Nelle prossime settimane noi presenteremo il nostro programma, che ripeto non sarà un programma calato o deciso da Cutrera, da Fratelli d'Italia, da Insieme, da nessuno. Sarà il programma che sarà la summa delle richieste e delle esigenze dei cittadini di Ragusa, scritta e riportata su quello che loro si aspettano e quello che loro chiedono.
C'è una fase di ascolto, come procede? Non c'è dubbio, c'è una fase di ascolto. Io in questi anni ho girato la città in lungo e in largo, l'ho vissuta, l'ho respirata, ho frequentato tutti gli ambienti, il mondo delle associazioni, terzo settore, club service, e ho la percezione chiara di quello che serve alla città, proprio perché l'ho girata in lungo e in largo. Posso dire veramente quartiere per quartiere, frazione per frazione, contrada per contrada, quali sono gli interventi che possono servire per migliorare le condizioni di chi vive in quegli spazi lì. E tutto questo, ripeto, deriva da un periodo di ascolto, di condivisione, di incontri che non si è mai fermato. Io posso dire che in questi anni ho veramente attraversato la città in lungo e in largo. Non ho mai rifiutato un invito da parte di nessuna associazione, di nessun movimento, perché ritengo che fosse doveroso per un sindaco essere presente ogni volta che arriva un invito, e quindi veramente posso testimoniare di quello che è successo in questi anni, di quello che serve alla gente che vive in tutti, diciamo, gli angoli della città. Quello che voglio fare a livello programmatico, e quello che faremo, è proprio quello di stilare un programma che consideri quartiere per quartiere, frazione per frazione, contrada per contrada, quello che pensiamo di poter fare, ma non solo, anche indicando quali sono le risorse, perché adesso sono consapevoli di questo aspetto che è fondamentale, perché si possono fare le promesse che si vogliono, ma se poi non si dà indicazione delle risorse con certezza, tutto questo diventa vano, e anche possibilmente indicare i tempi entro cui questo può essere fatto. Alla luce dell'esperienza vissuta, credo di poter essere in grado di fare questo. Brevemente, siamo verso la conclusione, vediamo se riusciamo ad introdurre altri due o tre temi, ma proprio brevissimamente, con risposte molto più brevi. Allora, l'istituzione comunale oggi cos'è, come funziona, anche sulla base di questi 30 anni di esperienza storica che l'hanno resa più forte sicuramente con l'elezione diretta, sia rispetto alle competenze, che sono tante, che sono gravose, ma spesso magari si chiede anche di più, e quindi rispetto a ciò come si pone, ecco, un sindaco? Faccio un esempio che vale per tutti, no? A volte i sindaci, per esempio, intervengono al di fuori delle proprie competenze, si pensi ovviamente alla realtà che cambia, che si muove, che pone problemi completamente nuovi, non so, dalla cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati che vorrebbero la cittadinanza ma non essendoci lo ius soli non ce l'hanno, e ci sono sindaci che intervengono, alla trascrizione con il conflitto che c'è con il governo, con lo Stato attualmente, dei figli delle coppie omogenitoriali, ma vale per tante altre cose che attengono solo al sentire, alla vita, anche alla cultura di una comunità, al di là delle competenze del comune. Ecco, Cassì, poi Cutrera, se venisse eletto sindaco, che visione hanno dell'ampliamento potenziale delle cosiddette competenze? Allora, il sindaco è competente su ogni cosa. Il sindaco è l'avamposto istituzionale del comune cittadino. Quando c'è un problema di qualsiasi natura, il cittadino cerca il sindaco. E questo, devo dire, è una cosa anche molto bella, gratificante, ti dà la possibilità di avere un contatto continuo con la gente, con i suoi bisogni, con le sue esigenze, con la sua anche ricerca di benessere. Naturalmente non tutto può fare il sindaco poi deve essere in grado di sollecitare risposte, di arrivare a delle conclusioni. Sul discorso che mi dici del potere del sindaco, il sindaco ha tanti poteri, ha vasti poteri, l'elezione diretta dà la possibilità al sindaco di muoversi su spazi con dei margini notevoli. Ripeto, non può fare tutto. Io quello che credo, come intendo la mia, diciamo, attività, l'attività da sindaco, è che un sindaco comunque non si deve discostare dal rispetto di gerarchie istituzionali che sono il punto fermo del nostro ordinamento giuridico. È successo durante il Covid. Durante il Covid è successo che alcuni sindaci, miei colleghi, hanno ritenuto di discostarsi da orientamenti, da indicazioni, da prescrizioni che arrivavano dal governo centrale, che aveva la competenza in quella situazione, e anche facendo guai, facendo danni, perché poi un comune si comporta in una maniera, un comune in un'altra maniera, e questo non è, secondo me, il modo corretto di agire. All'interno della struttura dell'architettura costituzionale il sindaco ha molti poteri, ma deve comunque rimanere dentro quei poteri. Chiudo sul discorso del registro dei figli, delle coppie omogenitoriali. Non c'è dubbio che siamo d'accordo, non c'è dubbio che non si può non dare a tutti i minori gli stessi identici diritti, e un sindaco ha questa responsabilità, non c'è dubbio altresì che non possiamo fare questo se questo comporta violare una legge. Allora, che si cambi velocemente la legge, noi siamo risposta pronti. Nel merito e anche nel metodo l'ha chiarito perfettamente Cassì. Brevemente, Cutrera.
Allora, un sindaco, come diceva Cassia, rappresenta tutti e ha il dovere di rappresentare tutti. Io ritengo che debba farlo al meglio nell'alveo dei limiti che la legge gli impone e che questi non possano essere violati. Ciò non vuol dire che laddove, per il bene di una collettività, bisogna in qualche modo fare delle forzature nell'interesse dei cittadini che si rappresenta, o ancora, e mi ricollego al discorso iniziale del dialogo, si può ottenere in qualche modo una deroga, un'autorizzazione o qualcosa che faccia bene alla propria collettività? Io ritengo che un sindaco abbia espressamente il dovere, prescindendo da tutto il resto, di adoperarsi al 100% proprio nell'interesse esclusivo del benessere e del miglioramento delle condizioni di vita dei propri cittadini. Riguardo alla seconda parte della domanda, sarò un po' all'antica, ma per me padre e madre restano tali anche sulla carta d'identità e non aggiungo e altro. Questa è la risposta nel fermo, merito. Fermo restando che poi ognuno ha diritto di fare le proprie scelte e la legge ha in atto, e qua parlo da avvocato come te Peppe, 10.000 metodi per proteggere e salvaguardare l'interesse innanzitutto di chi non può difendersi, quindi dei bambini e dei minori. Bene, allora abbiamo concluso, ma concludiamo veramente con un pensiero finale, libero, senza domanda, da parte di ciascuno, ma di 20 secondi ciascuno, Cutrera. L'alternativa c'è, caro direttore. Noi siamo convinti, partendo dal presupposto che questa città abbia un potenziale inespresso altissimo, di avere i numeri, le idee, la forza, gli uomini e le energie da mettere in campo proprio per garantire quella rinascita ragusana che i ragusani si attendono e soprattutto che meritano. Cassi. Ma io credo che il principio della continuità amministrativa sia un principio essenziale. Io credo che la gente, se ha riscontrato in questa amministrazione dei dati di affidabilità, di concretezza, di serietà, di indipendenza, di autonomia rispetto a poteri costituiti, a poteri forti, eccetera. Io credo che se questo è stato riscontrato dalla comunità, come spero, avere la possibilità di proseguire in questo percorso per portare avanti e completare tante opere in itinere sarebbe un'ottima cosa per la città. Bene, grazie a Peppe Cassì e a Giovanni Cutrera, candidati a sindaco di Ragusa, due dei quattro candidati finora annunciati, ovviamente c'è ancora tempo per la presentazione delle liste, con i quali abbiamo cominciato il primo di una serie di incontri a due voci di ciascuno dei candidati con gli altri. Può essere un metodo, prima ancora poi di un confronto ovviamente fra tutti i candidati nel periodo tecnicamente elettorale dopo la presentazione delle liste, attraverso il quale magari chi ci segue e abbia voglia di conoscere meglio, di esplorare e di formarsi una propria opinione su una scelta magari non ancora compiuta, possa essere sicuramente appunto un momento utile. Grazie ancora ai nostri ospiti, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con lo speciale elezioni amministrative.